bentornati in questo nuovo video. Nuovo in tutti i sensi perché, come potete vedere dal mio sfondo, ho una nuova libreria. Desideravo avere una nuova libreria più spaziosa, più organizzata, più grande da tantissimo tempo, perché in pratica la mia vecchia libreria era diventata il caos. Non c'era più spazio per mettere i libri, avevo praticamente i libri ammassati in torri sulla scrivania. Era terribile, quindi potete capire la mia gioia nell'avere ora questa meraviglia alle mie spalle. Sistemarla e riorganizzarla dall'inizio ha richiesto dei giorni e del tempo, che è anche la ragione per cui il video che dovevo uscire la settimana scorsa non è uscito, ma è stato per una buona causa, perché adesso appunto ho lei. Una volta sistemata, ho pensato che fosse giunto il momento per fare il bookshelf tour, un video che mi avete richiesto praticamente in tantissimi, da tantissimo tempo, saranno mesi e mesi, però purtroppo prima d'ora non ho mai avuto il tempo materiale effettivo per girarlo, perché sembra così, ma è un video che richiede un sacco di tempo e un sacco di lavoro di editing. Sono felicissima anche e soprattutto perché potrò finalmente mostrarvi tutti i libri che possiedo, e non solo quei pochi che vedevate prima alle mie spalle o quelli che vi mostravo nei video, ma tutta la mia collezione appunto. Senza perdermi ulteriormente in chiacchiere, vi lascio al bookshelf tour. Allora, questa qui è la mia libreria, ve la mostro un po' girando perché non ci entra tutta in una volta, quindi faccio una piccola panoramica. Come potete vedere appunto sono quattro librerie, ossia quattro scaffali, 1, 2, 3 e 4. Ho diviso i libri più o meno in base ad autore, saga, genere, insomma, poi man mano che vi mostro le mensole vi dirò come ho ordinato i libri. Io comincerò con mostrarvi partendo insomma da qui, da questo scaffale qui, andando poi a scendere. La prima mensola, come vedete, è praticamente il mio angolino dedicato ad Harry Potter, che devo ancora abbellire per bene, però per il momento è questo. Abbiamo quindi Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco e Harry Potter e l'Ordine della Fenice, le cui copertine hanno una lunga storia che risale a quando andavo alle scuole medie, però sono talmente affezionata a queste edizioni che mi dispiace darle via e quindi le tengo così senza copertina. Harry Potter e il Principe Mezzosangue ed Harry Potter e i Doni della Morte. Abbiamo poi gli altri tre libricini di Harry Potter, ossia Gli Animali Fantastici, Dove Trovarli di Newt Scamander, Il Quidditch Attraverso i Secoli di Kenilworth Wisp, Le Fiabe di Beelzebub di J.K. Rowling e infine Harry Potter e la Maledizione dell'Erede parte 1 e parte 2, ossia il copione teatrale dello spettacolo di John Tiffany e Jack Thorne basato su una storia originale di J.K. Rowling. Qui in alto ci sono gli accessori che utilizzo per il cosplay di Luna, quindi gli spettrocoli, la bacchetta di Luna e la collana di Luna. Poi ho una toccorana lì in alto che comprai tempo fa, più i pop di Harry Potter che possiedo, ossia il pop di Luna Lovegood, che è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, che amo la follia e che se mi seguite lo saprete già, più il pop di Newt Scamander, che è anche un personaggio che amo tantissimo. La seconda mensola è dedicata alle saghe fantasy che possiedo di Sarah J. Maas. Qui abbiamo la saga del Trono di Ghiaccio che io ho nell'edizione inglese della Bloomsbury Publishing, composta da The Assassin's Blade, che sono le novelle precedenti alla saga del Trono di Ghiaccio, Throne of Glass, Crown of Midnight, Hate of Fire, Queen of Shadows ed infine Empire of Storms. Abbiamo poi sulla destra la saga di A Court of Thorns and Roses, sempre di Sarah J. Maas, e quindi A Court of Thorns and Roses e A Court of Mist and Fury. Ho qui in alto poi il segnalibro di Feyre e Rhysand, che sono i personaggi appunto di questa saga, più qui ho invece il lip balm, ossia il burro cacao di Rhysand, che vi ha regalato Chantal. Scendendo abbiamo invece i libri che possiedo di Rick Riordan, più altri libri, alcuni contenenti elementi magici, eccetera. Magnus Chase and the Sword of Summer di Rick Riordan, il cofanetto di Percy Jackson and the Olympians, ossia Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, composto da Percy Jackson, The Lightning Thief, The Sea of Monsters, The Titan's Curse, The Battle of the Labyrinth e infine The Last Olympian. Poi abbiamo The Song of Achilles di Madeline Miller, uno dei miei libri preferiti in assoluto, Captive Prince di C.S. Packett, The Night Circus di Erin Morgenstern. A seguire tutti i libri che possiedo di Victoria Schwab, quindi i primi due della saga A Darkest Shade of Magic, che sono A Darkest Shade of Magic, A Gathering of Shadows e The Savage Song. Scendendo abbiamo qualche distopico più sci-fi, sempre in inglese, la graphic novel Nimona di Noé Stevenson, i primi due libri della saga sci-fi di Claudia Gray, che sono A Thousand Pieces of You e 10,000 Skies Above You. A seguire la mia trilogia distopica preferita, ossia la trilogia di Legend di Mary Lou, composta da Legend, Prodigy e Champion. Infine in questa meravigliosa edizione abbiamo Illumine di Annie Kaufman e J. Christoph.
A seguire poi la mensola delle saghe e dei libri distopici che possiedo, sempre a partire da sinistra abbiamo The Giver di Lois Lowry, la saga di Divergent di Veronica Roth formata da Divergent, Insurgent, Allegiant e For. Abbiamo poi Shatter Me di Tyre Mafi, a seguire la saga di Hunger Games di Susan Collins, quindi Hunger Games, Hunger Games La ragazza di fuoco e Hunger Games Il canto della rivolta. Infine abbiamo Beauty and the Cyborg di Miriam Ciraolo, un distopico retelling della Bella e la Bestia. Passiamo ora alla prima mensa del secondo scaffale, dove ho due saghe retelling. La prima saga è la saga delle cronache lunari di Marissa Meyer, che io possiedo in lingua originale, quindi in inglese, composta da Cinder, Scarlet, Cress, Fairest, ossia lo spin-off sulla regina cattiva Levana, Winter e infine Stars Above, che è una raccolta di novelle. Abbiamo poi la saga di Dorothy Must Die di Daniel Page, che è un retelling del Mago di Oz, sempre in inglese, composta da Dorothy Must Die, The Wicked Will Rise e infine Yellow Brick Cuore, sempre di Daniel Page, e poi Pop di Gioia di Inside Out, che divide le due saghe. Scendendo abbiamo poi una delle mie mensole preferite, perché è l'angolino che ho interamente dedicato a Rainbow Rowell, che è una delle mie scrittrici preferite in assoluto. Sempre partendo da sinistra abbiamo Fangirl di Rainbow Rowell, l'edizione speciale con le fan art all'interno, Eleanor and Park, un libro meraviglioso e uno dei miei preferiti, anche questa edizione speciale con le fan art all'interno, Carry On, anche questo un libro stupendo e anche questo uno dei miei preferiti, l'edizione in brossura di Fangirl, l'edizione in brossura di Eleanor and Park, Landline, Attachments e infine Kindred Spirits. E poi in alto non potevano mancare i segnalibri di Simon & Buzz di Carry On e Eleanor & Park di Eleanor & Park. Qui invece abbiamo alcuni contemporanei in inglese, molti dei quali Young Adult. Furiously Happy di Jenny Lawson, Summer Days and Summer Nights di 12 autori, All the Bright Places di Jennifer Niven, Let's Get Lost di Adi Al-Saj, We All Looked Up di Tommy Wallach, A Monster Calls di Patrick Ness, The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender di Leslie Walton, We Are the Ends di Sean Devin Hutchinson ed infine Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe di Benjamin Alire Science, uno dei miei libri preferiti in assoluto. Scendendo abbiamo poi un'altra mensola con contemporanei, la maggior parte di loro young adult. If I Stay di Gail Forman, Let It Snow di John Green, Maureen Johnson e Lauren Miracle, The Fault in Our Stars di John Green, libro che ho adorato, The Foxhole Court di Nora Sakavich. Abbiamo poi la trilogia di companion novels di Stephanie Perkins, composta da Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door e Isla and the Happily Ever After, My True Love Gave to Me, una raccolta di novelle sul Natale di 12 autori, My Mad Fat Diary di Ray Earl, Practice Journal di Carrie Smith, A Long Way Down di Nick Hornby e infine Brooklyn di Colm Tóibín. E qui poi c'è il pop di Nick di Zootropolis. Abbiamo poi sull'ultima mensola anche qui dei contemporanei, la maggior parte dei quali young adult, tutti però in italiano. Voglio una vita a forma di me di Julie Murphy, Noi siamo infinito di Steven Chbosky, un libro emozionante e molto molto bello, Ti darò il sole di Jandy Nelson, anche questo un libro meraviglioso, Will ti presento Will di John Green e David Levithan, Colpa delle stelle di John Green, Scrivimi ancora di Cecilia Hearn, Innamorarsi istruzioni per l'uso di Cecilia Hearn, Cartoline della terra di nessuno di Aidan Chambers, Città di carta, Cercando Alaska e Teorema Catherine di John Green. Passiamo ora alla terza libreria, dove ci sono praticamente principalmente saghe fantasy o libri fantasy e in basso poi ho il mio angolino dei gialli. Sul primo scaffale abbiamo un po' di saghe fantasy. Sempre partendo da sinistra ho un po' di libri di Tolkien. Questa meravigliosa edizione illustrata dello Hobbit di J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, l'edizione in brossura dello Hobbit, Racconti incompiuti di Tolkien e Gli eroi virtuosi di Tolkien di Mark Eddie Smith. Qui ho la mia bellissima fatina seduta sui libri. Portandoci ho poi la saga di Eragon di Christopher Paolini, quindi Eragon, Eldest, Breezing ed infine Inheritance, Le cronache di Narnia di C.S. Lewis e poi alcuni dei libri di Lisa Troisi, che è una delle mie scrittrici fantasy, se non la mia scrittrice fantasy italiana preferita, Le cronache del mondo emerso, la trilogia completa di Lisa Troisi, Le guerre del mondo emerso, la trilogia completa sempre di Lisa Troisi e poi ho qui i fumetti delle cronache del mondo emerso, che sono quattro, ossia Il viaggio di Michal, il libro di Shan, Gli spiriti del deserto, Incubi del passato e La speranza dei mezzelfi. Infine ho l'edizione illustrata delle creature del mondo emerso di Paolo Barbieri, che è un libro a dir poco meraviglioso. A seguire
seguire un'altra delle mie mensole preferite, ossia l'angolino interamente dedicato alle saghe di Cassandra Clare. Devo ancora abbellirlo e decorarlo per bene, però per il momento vi mostro i libri. Sempre partendo da sinistra abbiamo tutta la saga di Cassandra Clare nell'edizione italiana. Le cronache di Magnus Bane, di Cassandra Clare, Maureen Johnson e Sarah Rhys Brennan. Shadowhunters di origini, l'angelo, il principe e la principessa. Poi Shadowhunters città di Osta, città di cenere, città di vetro, città degli angeli caduti, città delle anime perdute e città del fuoco celeste. Abbiamo poi il primo libro della saga di Shadowhunters, The Dark Artifices, ossia Signora della Mezzanotte. Shadowhunters, il codice di Cassandra Clare e Joshua Lewis, che io ho nell'edizione vecchia ma che adoro alla follia, trovo che sia bellissima. Qui poi ho alcuni libri di Cassandra Clare nell'edizione americana, quindi in lingua originale. Sono ancora pochi ma sto cercando di collezionarli tutti perché adoro alla follia le copertine americane. Lady Midnight di Cassandra Clare, City of Heavenly Fire, Tales from Shadowhunters Academy di Cassandra Clare, Sarah Rhys Brennan, Maureen Johnson e Robin Wasserman, The Bane Chronicles di Cassandra Clare, Sarah Rhys Brennan e Maureen Johnson, e infine il meraviglioso libro illustrato A History of Notable Shadowhunters and Denizens of the World Told in the Language of Flowers, scritto da Cassandra Clare e illustrato da Cassandra Jean. Poi queste due mensole sono invece dedicate ai libri fantasy che ho in italiano, più a alcuni libri che hanno la magia o il sovrannaturale. Ho la saga di The Queen of the Tierling di Erika Johansen, composta da The Queen of the Tierling e The Invasion of the Tierling, che è tra l'altro una saga meravigliosa e che vi consiglio un sacco. Red Rising di Pierce Brown, La moglie del califfo di René Adie, La casa dei sogni di Marzia Bisognin, la trilogia del cuore d'inchiostro di Cornelia Funke, composta da Cuore d'inchiostro, Veleno d'inchiostro e Alba d'inchiostro. A seguire poi la saga retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie di A.G. Howard, composta da Il mio splendido migliore amico, Tra le braccia di Morfeo e Il segreto della regina rossa. A seguire un altro retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie, questa volta però dell'autrice italiana Alessia Coppola. Alice from Wonderland, Blue Dream, che è uno spin-off della saga, e infine Alice Through the Looking Glass. Poi Il circo dell'invisibile di Camilla Morgan Davis, l'urban fantasy Feline di Sara Bianca, The Quick di Lauren Owen, Una grande e terribile bellezza di Libba Bray e Coraline di Neil Gaiman. Scendendo qui abbiamo lo scaffale dove continuano i fantasy italiani, più appunto libri sul sovrannaturale o con la magia. Qui sulla sinistra ho la mia scatola con tutti i segnalibri che possiedo. A proposito, nel caso in cui foste interessati ad un video in cui ve li mostro tutti, perché sono parecchi, fatemelo sapere giù nei commenti. La prima saga che abbiamo qui è la saga di Queste oscure materie di Philip Pullman, composta da La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra. Poi abbiamo La storia infinita di Michael End, La casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Reed, Talon di Julie Kagawa, Magisterium, Il guanto di rame di Holly Black e Cassandra Clare, Outlander, La straniera di Diana Gabaldon, Il canto del ribelle di Joan Harris, Il ritmatista di Brandon Sanderson e infine Il dominio del fuoco di Sabatahir, uno dei miei libri preferiti in assoluto. Leggete questo libro. Scendendo abbiamo invece la mensola dedicata ai gialli. Partendo sempre da sinistra abbiamo Polvere negli occhi e Un delitto avrà luogo di Agatha Christie, L'assassinio di Roger Ackroyd e L'assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Qui poi abbiamo un po' di libri di Elizabeth George, che è una delle mie autrici di gialli preferite dopo Agatha Christie. Questo corpo mortale di Elizabeth George, Un piccolo gesto crudele, Dicembre e un mese crudele, Cercando nel buio, La miglior vendetta, Agguato sull'isola, Il prezzo dell'inganno e Liberasi dal padre e Il lungo ritorno. I primi due libri della serie gialla di Robert Galbraith, che è lo pseudonimo di J.K. Rowling, Il richiamo del cuculo e Il baco da seta. Qui ho il mio piccolo pop di Sherlock, bellissimo perché io amo Sherlock, e infatti ho il cofanetto con tutti i libri di Sherlock Holmes. Non ve lo apro altrimenti è un casino, però appunto sono tutti qui dentro. Infine ho poi qualche altro libro di Agatha Christie in edizioni molto molto vecchie, perché appartenevano a mia madre quando era più piccola. Stiamo in realtà cercando di recuperare tutti i romanzi di Agatha Christie in edizioni più nuove e carine, però per il momento appunto vi mostro questi. Poirot e il mistero di Stiles Court, Il mondo di Hercule Poirot, Avversario segreto, La parola alla difesa e Il misterioso signor Quinn. Passando all'ultima libreria, abbiamo sul primo scaffale una serie di romanzi tutti in italiano. Il seggio vacante di J.K. Rowling, Storia di una ladra di libri di Marcus Zusak, Eccomi di Jonathan Safran Foer, Fai bei sogni di Massimo Gramellini, Amabili resti di Alice Sebold, Il gusto proibito dello zenzero di Jamie Ford, Come un fiore ribelle, sempre di Jamie Ford, Chocolat di Joan Harris, Il profumo delle foglie di limone di Clara Sanchez, Molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer, Tutta la luce che non vediamo di Anthony Doerr,
Memorie di una geisha di Arthur Golden, un libro stupendo. Io prima di te di Yo-Yo Moyes. Il diario di Bridget Jones di Helen Fielding. La tredicesima storia di Diane Setterfield. Un giorno di David Nichols. Mangia prega ama di Elizabeth Gilbert. Il miniaturista di Jesse Barton. Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Il lato positivo di Matthew Quick. Le scarpe rosse di Johan Harris. Il cavaliere d'inverno di Paulina Simons, uno storico a dir poco meraviglioso, se non lo conoscete ve lo consiglio un sacco. E Tatiana e Alexander di Paulina Simons, che è secondo appunto del cavaliere d'inverno. Scendendo poi un'altra mensola di romanzi in italiano. L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, uno dei miei romanzi preferiti. Marina, sempre di Carlos Ruiz Zafón, di cui ho perso la copertina, però è Marina. Il gioco dell'angelo e Le luci di settembre. Poi qui ci sono tutti i romanzi di Isabella Allende, che possiede un'altra scrittrice che adoro. La città delle bestie, Il regno del drago d'oro, L'isola sotto il mare, L'amante giapponese, Pola, Il gioco di Ripper, Il piano infinito, La foresta dei pigmei e Zorro. Qui invece ci sono i romanzi che ho di Banana Yoshimoto, un'attrice giapponese che adoro. Andromeda Hay, Il dolore, le ombre e la magia. A proposito di lei, Un viaggio chiamato vita, uno dei miei preferiti della Yoshimoto. Moshi Moshi, Sonno profondo, Presagio triste, Kitchen, NP, Lucertola. Ed infine L'abito di piume, L'amico ritrovato di Fred Hullman, Per 10 minuti di Chiara Gamberale, La meccanica del cuore di Mathias Malzieu, Li ho mai raccontato del vento del nord, La settima onda e In città zero gradi, tutti di Daniel Glattauer. Tutto ciò che sono di Anna Funder. Quando cadrà la pioggia tornerò di Takuji Ichikawa. Amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama. Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. L'eleganza del riccio di Muriel Barbery. Un ragazzo di Nick Horby. Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro. Norwegian Hood di Murakami Haruki. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda. E infine Melody di Sharon M. Draper. Ho poi le mie tre mensole dedicate ai classici in ordine cromatico, sì, ordinate in base al colore. Memorie di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir. Ragione e sentimento di Jane Austen, una delle mie scrittrici preferite in assoluto. Le ali della colomba di Harry James. Donne innamorate di David H. Lawrence. L'età dell'innocenza di Edith Wharton. Lady Susan di Jane Austen. Zia Mame di Patrick Dennis. Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Sanditon di Jane Austen. E. Watson, sempre di Jane Austen. L'alchimista di Paolo Coelho. Questa meravigliosa edizione di Anne of Green Gables di L.M. Montgomery, che sarebbe appunto Anna dai capelli rossi. Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. L'importanza di essere onesto di Oscar Wilde. I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Uno dei miei classici preferiti, ossia Jane Eyre di Charlotte Bronte. Bellamy di Maupassant. Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. Il nome della rosa di Umberto Eco. Gita al faro di Virginia Woolf. Moby Dick di Melville. Un'altra edizione di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Il fu Mattia Pascal di Pirandello. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Il giardino segreto di Francis Burnett. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Viaggio di Gulliver di Jonathan Swift. Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. E infine Jack e Jill di Louisa May Alcott. Scendendo continuiamo con La piccola principessa di Frances Burnett, Daedalus di James Joyce e Gente di Dublino di James Joyce, Grandi speranze di Charles Dickens, Le avventure di Robin Hood di Alexandre Dumas, Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, Ulisse di James Joyce, Il diario di Anna Frank. Qui ho poi tre classici in inglese, ossia The Wonderful Wizard of Oz di L. Frank Baum, Peter Pan di J.M. Barrie e A Tale of Two Cities di Charles Dickens, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Colazione da Tiffany di Truman Capote, Mansfield Park di Jane Austen, Persuasione di Jane Austen, Piccole donne di Louisa May Alcott, Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari, un'altra edizione dei tre moschettieri di Alexandre Dumas divisa in due volumi, una raccolta delle fiabe di Andersen, Il favoloso Andersen, Fiesta di Ernest Hemingway, Sulla strada di Jack Kerouac, Le 100 pagine più belle di Flaubert, Siddhartha di Herman Hesse, Amleto di William Shakespeare, David Copperfield di Charles Dickens, una raccolta delle tragedie di Shakespeare, ossia Amleto, Romeo e Giulietta e Macbeth, La signora delle camelie di Alexandre Dumas figlio, I dolori del giovane Werther di Goethe, La metamorfosi di Franz Kafka, Madame Bovary di Gustave Flaubert, Il grande Gatsby di Fitzgerald e infine I figli del capitano Grant di Verne. Scendendo abbiamo l'ultima mensola della libreria e continuiamo con L'isola misteriosa di Verne, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain, un'edizione praticamente preistorica e distrutta di Anna Karenina di Tolstoi, Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, L'isola di Arturo di Elsa Morante, I ragazzi della via palla di Molnar, Una tradizione dell'Ulisse di James Joyce, Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij,
perdonatemi la pronuncia, I racconti di Edgar Allan Poe, Uno nessuno e 100.000 di Luigi Pirandello, Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, Foglie d'erba di Walt Whitman, La tavola rotonda volume 1, L'orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro, Il profeta di Khalil Gibran, Le 100 pagine più belle di Cervantes, Le baruffe chiozzotte e La locandiera di Carlo Goldoni, Sogno in una notte di mezz'estate di William Shakespeare, Agnes Grey di Anne Bronte, alcuni libricini di aforismi, Gli aforismi di Herman Hesse, di Khalil Gibran, di Elsa Pound e di Alphonse Carr, Il castello di Otranto di Walpole, Cyrano de Bergerac di Rostand, Il patto col fantasma di Dickens e La battaglia della vita di Dickens. Bene lettori, il Bookshelf Tour si conclude qui, ce l'abbiamo fatta, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto perché ci tengo tantissimo, quindi lasciatemi scritto nei commenti se appunto il video vi è piaciuto, se la mia libreria vi piace, il modo in cui l'ho organizzata vi piace e soprattutto se i libri al suo interno vi piacciono. Vi ricordo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, seguirmi sui miei altri social, giù nella info box trovate tutto quello che vi serve. Noi ci vediamo nel prossimo video lettori, ciao!